fa parte della identità dello sportivo trevigiano. Il giocatore di calcio deve sapere in ogni momento della giornata che è un punto di riferimento per il calcio Treviso. Deve avere questa sensazione e non deve mai abbandonarla, anche quando gioca maglia e io voglio le mutandine sporche di sangue. Non voglio le mutandine pulite, perché le vittorie si conquistano all'arma bianca. Io voglio dei legionari in campo, non voglio che il tennis diventi campo di vittorie per gli altri. Cioè, chi viene al tennis? Ecco, segare l'erba sotto il nemico. E questo è il mio suggerimento. E prosindaco, allora. Bravo, bravo. Ah, bravo, bravo. Ovvero, se questo carattere, questa grinta che lei chiede sempre al Treviso, la vede nella squadra di quest'anno, nei giovani che ha alle spalle. Oh, certo. Quindi sono promossi per il momento. Vedo che rispondono perfettamente a quello che vuole il popolo sportivo. Perché vedo c'è un grande impegno, vedo che le palle che si chiedono perse danno sempre la possibilità di utilizzarle. Negli anni passati c'era una palla persa, era persa, invece non è mai persa. Merito anche del mister, lo sa bene l'allenatore, che fino che la palla è dentro nel campo è sempre giocabile. Quindi bisogna avere quel famoso scatto di dire non è mai persa. E quindi bisogna sfruttare tutte le occasioni e qualche giocatore al bomber deve fare i passaggi giusti. Chi sarà diretto questa roba qua? Chi sarà? Uno che guarda in alto, là. Hai capito? Uno col capello un po' ingellato. Come i miei, no? Come i miei, gli stessi capelli miei. Cioè. Torromino, eccolo là. Bello, bello. Bene, no. Hola. Aspetta, dagli il microfono a Torromino. Hola. Allora, li vogliamo fare questi passaggi buoni ai bomber? Ecco. Ci proviamo. Ecco. Dobbiamo dire che ha fatto anche quello deve essere servito con i passaggi giusti e quello è al piede giusto. Sì. Cosa le ricorda dei bomber di Treviso Ferretti? Ah, mi ricorda Tony. Tony, gambe lunghe. E invece Perna c'ha un po' del Rocky. No, sì, un po' di Rocky. Di Rocky, è vero, l'uomo Rocky, che... Rocky. Sì, ecco, certo. Rocco e i suoi fratelli, dici. No, scherzo, Rocco. Ma va bene. Allora...